inquadrarla? E poi parliamo dei tre matrimoni, dove per me lei non esiste. Io ho avuto una sola donna, quindi faccio fatica, anche mia moglie. Uno, poi mia moglie è molto schiva, quindi si figuri. Mia moglie è preoccupata, mia moglie, siamo arrivati a questo, Sonia, non usciamo più insieme, perché mia moglie è terrorizzata dall'idea che io disturbi, perché si immedesima della mia vittima, capisci? No, nel senso, sa, un dialogo incalzante con una persona che non mi conosce, che poi finisce su YouTube, non a tutti piace. Mi spiega la religione del cambiare marito? Mi concedo una battutaccia, una cattiveria, No, Sonia. Quindi allora cambiare marito non era la mia volontà di sicuro, sono perché stati loro che hanno cambiato moglie. no, è vivere insieme che dopo porta a non andare non fa funzionare le cose. E questo qua Ha non lo figli, so. ha figli. No, Fratelli, sorelle? una sorella che non c'è più e un fratello che la Quanti anni conosce. aveva la sorella? Come Aveva 70. si chiamava? Franca, Franchina. Faceva parrucchiera, No, no? lo salta. Cosa pensava sua sorella dei suoi tre cambi, dei suoi due cambi, insomma? Sono stati dei cambi perché voleva cambiare uomo. Ah, non ho idea, non. No, no, per delle vicissitudini, No, 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 ma a problematica. parte che non. Solo perché la Sonia, anzi, No, 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 la no, no, Cristina? Sì. No, no, Cristina, io non ho davanti Sonia, ho davanti metaforicamente tutte le donne del mondo che hanno avuto tre mariti. E quindi è quello il mio focus, capisce? Come per lei mi piacerebbe raccontare, non so, tutte le donne che hanno gli occhiali o le donne che hanno il taglio, adesso è rovesciato, sono anche stanco, la riga a sinistra o destra, come ce l'ha? A sinistra. A sinistra. Capisce? E faccio fatica perché è evidente, a parte che non c'è il viso, è evidente che la storia è di una persona. Con me posso raccontare il giornalista freelance, uno. Con mia moglie potrei raccontare, ma non vuole, l'emozione di avere una coniglietta, per esempio. Mi racconti i tre mariti, quindi. No, il perché, il come viene vissuto in famiglia. Sonia, per renderle l'idea, se io avessi divorziato, mio papà e mia mamma. Mia nonna, mio nonno, insomma, la cultura di campagna è una cultura basata su dei valori che lei intuisce, no? Quindi la fedeltà, la serietà, eccetera, eccetera. Ecco, io le ripeto, non ho davanti lei, ho davanti tutte le No, ho donne del capito. mondo che fanno questa scelta. In Africa magari, ecco, vabbè, quindi accadono cose della vita, eccetera. Quindi non nasce, si è trovata, lo rifarebbe, rifarebbe tutto. È Ma se pentita di qualcosa? no, io no, di niente. È rimasta in buoni Non rapporti? vorrei tornare indietro, no, Sì. beh, purtroppo no, il primo no, il secondo è morto e il terzo Accidenti. pure. E invece, quindi non rifarebbe tutto evidentemente col senno di poi. No, mi farei tutto perché, cioè, mi piacerebbe che l'ultima persona che ho conosciuto passi un po' più a lungo. Invece Sonia, quindi ha divorziato, mi aiuti, in Ho Italia il divorziato divorzio. col primo, Sì, quindi. ma il divorzio è arrivato nel 70, l'ho studiato per l'esame, il concorso RAI, Cioè, separata. 74? Ma quando l'ha fatto la separazione? Proprio non mi ricordo neanche Eh no, il certo, mi piaceva pensare che fosse una delle prime in Italia ad aver divorziato. Beh, comunque sicuramente sì, perché. Esatto. È un bene che ci sia il divorzio, è un male? Per me va bene, perché comunque deve avere anche la possibilità di rifarsi una vita. Aborto e divorzio, quindi è d'accordo. Abortire? No, quando ero bambino è cambiata la legge, quindi è stato introdotto il divorzio negli anni 70 e anche l'aborto giù di lì, insomma. Beh, l'aborto provocato non è più tanto, però insomma, che bisognerebbe pensarci prima. Ma si è sposata, quindi uno si sposa in chiesa la prima volta e Io mi sono trovata in chiesa, poi dopo gli altri legami civili, no? sì. Evidentemente. Non ha mai pensato di fare la sacra rota per risposarsi in chiesa, no? Non neanche Ta, come ta, sogno, tante, per, ma. tante persone usano stratagemmi. No, io vado sul normale, che dopo quello che sarà, sarà tanto. Cioè, non cambiano le cose. Invece Sonia, perché poi non mi ha risposto, ho divagato, non l'ho ascoltata, ma ecco, i genitori cosa pensavano? Se Mio ho... papà nel frattempo era morto, Perfetto, la purtroppo. mamma cosa Mia mamma pensava? niente, lei voleva che io fossi contenta, felice, basta. La cosa più importante è quella. Ha vissuto una vita, a parte che ha ancora tanto. Quanto vuol vivere Sonia ancora? Io? Sì. Sì, no, fino a quando
bene, mi sta bene. Comunque ha una grande grinta, ce l'aveva anche da giovane questa. Penso di sì. Penso di sì. E a Reggio si vive bene, ultra bene, sì. E, qual è il tante persone mi dicono il bello del loro lavoro è il stare in mezzo alla gente, anche il mio lavoro, no? Nella declinazione questa, io se no lavoro da casa di solito. E del suo lavoro è il valore aggiunto essere in mezzo alle persone. Sì, sì. Anche perché poi tutti i giorni si impara qualcosa di nuovo. Me lo dice l'orario che non ho inquadrato di fuori, a che ora apri? Apriamo alle 9 e chiudiamo alle 5 e mezza. Ah, presto quindi. Arriveremo mai, Sonia, ad avere parrucchieri, non dico 24, ma fino a mezzanotte, lasci stare il Covid. Io faccio una roba lunga una volta e io non ho davanti lei, ma tutti gli i parrucchieri d'Italia. Siamo lontani, non serve. Ad esempio andavo, io quando lavoravo tanto, andavo alla Riosto, andavo dalle 8 e mezza alle 9. Ero l'ultimo cliente. Sì, sì, tuttora vado al mi aiuti ai Petali, sì. Dove non danno appuntamento, mi dica vabbè, se non viene troppo tardi venga, vado alle 20:20 ad esempio. Ma loro non vogliono video. E dico, arriveremo mai a parrucchieri aperti fino a mezzanotte? A Reggio è presto, vero? Secondo me assolutamente no. Quanto ha perso con il Covid, Sonia? Se ha perso. Non ha perso. Ha perso sicuramente, che ho perso. Avete paura, no? Cosa, beh, sa, comunque è vicino, adesso abbiamo la maschera tutte e due. Io lunedì vado a fare la vaccinazione. Ah, bravo, preoccupata, no? Ma assolutamente no. Tanto se muoio vuol dire che era il mio momento. Perché noi viviamo, nasciamo con un momento per la nascita e un momento per la morte. È religiosa, Sonia? Sì. E non pratica. Non pratico, però con il Cristina, ma Sonia, no? Cioè, avere un rapporto lavorativo con una persona, no? Del carisma, della green, della personalità di Sonia, arricchisce come donna anche. È come fosse una seconda mamma. Quanti anni ha Cristina? 46. Quindi potrebbe essere una seconda mamma. Quante volte ha litigato con le collaboratrici, Sonia? Mai. Quante volte alza la voce? Posso essere un po' più così materiale, sgarbata, però non. Materiale bello, divertente come materiale. Te. Usavano anche mia nonna, mia mamma. Come si chiama la nuova, la new entry? La figlia della scuola o la. No. Questa si chiama Frida, che doveva tagliare i capelli letti dopo. Dopo ho fatto tardi. Ha degli appuntamenti che arrivano un po'. Sonia, mi dà un voto al suo lavoro, la sa tutto questo che mi ha raccontato. 10? No, direi 10 ore. Rifarebbe tutto? Fatti che lo tengo. Lavoro. Non si stanca mai? Escluso in questa intervista che. No, mi stanco, stare a casa non fa nulla. Il Covid come l'ha vissuto, Sonia? Il Covid il lockdown, mi scusi. Malissimo, perché dicevamo di essere nella rete domiciliare senza aver ucciso nessuno. Vi tagliate i capelli a vicenda ovviamente, sperimentate i tagli ovviamente. Ma lei facciamo la scuola e poi mi va a ho visto lì i nomi nel. Quanti anni ha Rita, me lo dice in video? 47. Posso inquadrarla, non vuole neanche lei, è troppo bella, ha una frangia straordinaria. Se la taglia lei. Ah, ecco, perfetto. Sonia, una donna mal pettinata, quanto perde in autostima? 90%. Bene, è un uomo malpettinato, scombinato come me, quanto perde in autostima? Dipende quando si scombina. Ho raccontato anni fa in lungo, ma c'era grande casino. Cesare Ragazzi diceva che i capelli, uno che perde i capelli perde il 90%. Ma a me non lo so. Non. Antonio Conte si è fatto il parrucchino Collina, che però era completamente calvo, ha detto di aver sofferto tanto. La calvizie, quanta autostima fa perdere a un uomo e a una donna? Si piange se si perdono i capelli? Soprattutto le donne? Sì. Rita, mi fa una bella video intervista con la sua frangetta, col suo viso, no? Troppo. Reggiana? Quartiere o paese? Cristina di dov'è? Taranto. Taranto, ah.
ho raccontato la Puglia con degli malcapitati. No, c'è un locale dove c'erano pugliesi. Va bene, grazie allora.